Io quello che ti volevo chiedere è, le riguardi le opere dopo? Cioè le ripensi? Le rivedi in un certo senso? Le vorresti cambiare? Ci rifletti sopra e ti danno altri input rispetto a quelli iniziali più gestuali? Allora, io vado avanti con l'opera fino a quando viene tutto in automatico. Quando mi accorgo che non viene più tutto in automatico, cioè che mi devo fermare e ragionare, mi fermo perché non mi diverto più, lascio l'opera lì in bella vista, faccio È altre finita. cose, cammino, poi semmai posso fare, magari, sai cosa mi succede, Marina? Mi può succedere che vedo qualcosa che prima non avevo visto, questo sì. Quindi lascio lì l'opera e magari dopo 2 ore, 3 ore passo di là e dico, caspita, guarda qui questa macchia, che cosa sembra? E quindi vado lì e dalla macchia ricavo un altro soggetto, un altro oggetto, un altro. Quindi è divertente perché in realtà ogni schizzo di colore, ogni macchia di colore può da un momento all'altro diventare di nuovo qualcosa. C'è un ripensamento poi dietro all'opera. È molto interessante, secondo me, il fatto che te, dal momento in cui ci vedi troppa logica, ti fermi, cioè il lavoro è finito, perché il lavoro per te deve essere una cosa istintiva, gestuale, e quindi al momento che ci devi riflettere sopra non è più così spontaneo e così naturale. Questo mi piace moltissimo, perché invece certe volte c'è tutto un percorso inverso rispetto a quello che fai te, cioè prima un'idea. E poi dopo c'è l'elaborazione e il buttare sulla tela il concetto. Invece te stai facendo un po' un percorso che è quasi quello di un sogno. Infatti io molto spesso dico anche che le tue opere sono oniriche, cioè è come se tu sognassi quando fai l'opera, come se tu fossi davvero, hai un approccio molto bello mentalmente perché riesci ad essere tanto forte da essere sognatrice mentre sei sveglia in realtà e stai compiendo ovviamente dei gesti e le opere riflettono proprio questo, secondo me. Mi piace anche il concetto, e questo mi è sempre piaciuto, perché noi ce lo siamo ovviamente già dette, di persona, insomma, quando ci siamo viste nelle nostre chiacchierate, mi piace anche il concetto che però poi le riguardi. E quindi, in un certo senso, magari le tue opere oniriche ti aiutano poi a elaborarti, a capirti, a vedere cosa ti sta succedendo in quel momento, naturalmente, ecco. Ti racconto una cosa, in una delle mie esposizioni, non mi ricordo in realtà quale, non mi ricordo in realtà quale, avevo portato un'opera che tu non hai in galleria, che è molto diversa da tutte le altre opere, che è praticamente uno squalo che in qualche modo sta per, ce l'hai presente, sta per, diciamo così, prendere una donna che è in mezzo al mare, che sta per annegare, e a lato sopra ci sono il babbo e la figlia alla finestra che guardano. Sì, E sì. sono tutta una serie di simboli che in realtà per me non erano simboli, per me erano risultati di fantasia elaborata sempre da macchie a caso, da macchie di colore. Quando sono andata a fare questa esposizione, questa mostra, mi hanno fermato in tantissimi esperti, galleristi, eccetera, e mi hanno loro raccontato che questa opera è ricchissima di simboli che esistono veramente, di simboli veri, che io, diciamo così, consciamente, Non ti penso sta. di aver dato, non mi appartengono, e invece li ho elaborati, vai a capire, venendo chissà da quale meandro della mente o dell'inconscio o di esperienze oniriche, come dici tu, no? Vorrei rinnovare la mia soddisfazione come direttrice artistica della Galleria Merlino di averti tra i nostri artisti in permanenza. L'artista in permanenza è un momento molto importante per la figura di un pittore, di uno scultore o di un fotografo perché è un raggiungimento di un rapporto di fiducia con il gallerista, col proprio curatore d'arte, che è costante, cioè appunto, come dice la parola stessa, è permanente. Noi con Sonia intraprendiamo tantissimi percorsi, da quelli appunto della permanenza in galleria a Firenze nel centro, ma anche percorsi internazionali che speriamo di poter riprendere il prima possibile con le fiere d'arte, con le fiere internazionali. Sonia è stata con noi in fiera a Innsbruck tante volte, speriamo di portarla a Londra, a Parigi, a Cannes, dove insomma noi ci muoviamo sulle nostre piazze come Arte Expertise, come Fondazione per la Promozione dell'Arte Contemporanea. E quindi grazie Sonia. È stato da parte mia un grandissimo piacere.
Grazie a te Marina, grazie veramente tanto e vi dico che se qualche problema tecnico vedete in queste interviste è perché Marina è in montagna a godersi il suo meritato periodo di riposo. Marina, grazie di È cuore, vero. ci vediamo presto. Ciao Marina. Un bacione, a presto, Sonia. Ciao, cara. Ciao.